chiami? Solo nome e provenienza. Marco Moreschi, il bresciano di MasterChef 6, unico bresciano uomo. Iniziamo l'intervista. Ciao, sono Roberto di Prelap, detto Veru. Perché ti sei iscritto MasterChef? Per una scommessa con gli amici. Il contadino cerca moglie, ha esaurito i casting, quindi non c'era più posto. Chi è il concorrente che più ti è piaciuto? Sicuramente Maurizio. Moreschi e Perugina, Rubina, Marzia e Francesco, simpaticissimi. Tutti i concorrenti delle 7 edizioni, tranne questi due, ovviamente. O così, vi voglio bene. L'esterna più bella che hai fatto? Ne ho fatte due, è che ci sia molta scelta. Una c'era il diluvio universale, l'altra era Matera. Matera, penso. Santorini. Quella in Val di Susi. Ero con loro, quindi il top, bellissima esperienza. Chi di voi è il più pazzo? Beh, con questi due c'è una bella scelta. Tutti e tre ben messi. C'è il dubbio, Alain. Tre pazzi in tre livelli diversi. Neuropsichiatria, neuropsichiatria. Chi ha più successo con le donne? Hai visti? Hai visti? Io, ovviamente. Con queste due facce qua. Moreschi. Roberto, finché non apre bocca. Poi Fiadina, Spaccherone, Romagnolo. Ciao ciao. E con i maschi? Io. Moreschi mi ucciderà, ma Moreschi sicuramente. Aldostano, Boscaiolo, con lui. Garantito. Dai, lo sai che scherzo. Su, dai, permaloso. Chi è più ricco? Moreschi. Pota è l'imprenditore. Carico di soldi. Il più ricco sono io, mi consenta, ovviamente sono io, il Berlusca, no? Cioè, chi vuoi che sia il più ricco, dentro e fuori? Chi è il più bravo in cucina? Sono io. Dobbiamo ammettere, è Peru. Non è qua, di sicuro. No, dai, scherzo. Probabilmente è il Peru. Undicesimo, sedicesimo, diciassettesimo. Siete così scarsi o erano più forti gli altri? Questa è la nostra classifica? Cioè, undicesimo, sedicesimo, diciassettesimo? Ma che merda, siamo arrivati davvero così? Sì, no, bravi gli altri, ma noi dalle schiappe. Non so neanche perché ero nei venti, però no, scherzi a parte, più che soddisfatto della mia esperienza. Ma, nostra, chef. Non ci hanno capiti come i geni. Il tuo antipatico della vostra edizione? No, ma persone antipatiche non ci sono mai state. Moreschi. Direi Mariangelo, dai. No, no comment. Ma Valerio è davvero così bravo? Valerio, talento, istinto, bravissimo, lui e la sua cucina. Bravo. Davvero. È un ragazzo che ha voglia di fare, è in gamba, un po' meno bello, ma bravo è bravo. Ma Valerio è geniale. Geniale davvero. Adesso intervista singola. Andiamo! L'ultima volta che hai fatto il serio? Beh, dopo MasterChef e anche prima. Durante ero abbastanza serio perché era appena mancato mio padre. Però poi mi sono ripreso come ero prima. Ho peggiorato. Fai ancora il perito assicurativo? Sì, lavoro con un paio di compagnie per il tribunale. Potessi cambiare, direi subito. È più facile fare un piatto d'alta cucina o una perizia? I piatti di alta cucina non ho mai fatti. Beh, per esperienza lavorativa, una perizia sicuramente. Tra Valerio e Michele, chi butteresti dalla torre? Ah, tutti e due, tanto sono giovani, recupererebbero subito, senza problemi. Mangiare o bere? Entrambe le cose, non vivere solo di bere o solo di mangiare. Quando uno mangia, il bere ci sta moderatamente, eh. Sai distinguere un vino buono da uno scadente? Guardo il prezzo, Fabio. È più caro, se no non possiamo dire le marche. Ti conosco da quello. Un aggettivo per Giulia. Ho chiamato in tanti modi. Coso, Gaetano, Marchesa. Oh, non si è mai offesa. Ti direi simpaticissima per me. Per Gabriele? Gabriele non mi viene in mente nulla là. Per Cristina? Ah, principessa. Una signorilità, Cristina, che poche donne. Brava. Per Barbara? Pazzerella. Però una brava persona anche lei. Per Antonella? Preparatissima in cucina. Non sono aggettivi, ma per rendere l'idea. Perché Gianluca Mitolo non è entrato? O io o Mitolo, no, le cose erano due. Preso me, farà poi l'8, visto che il 7 non l'ho visto proprio. Anno sabbatico.
Una curiosità che non hai ancora detto sulla masterclass. Uno è dell'altra sponda, ma non posso dirvi chi. I tuoi progetti futuri? I progetti futuri non hanno molto a che vedere con la cucina. A brevissimo, tipo domani, apro un negozio di articoli derivati dalla canapa. Può sembrare un po' così, però. Acervi al mare, quest'estate sono spesso lì, diciamo. Perché ti piace cucinare? Per mia moglie, le mie bimbe, gli amici, i parenti, quelli che apprezzano, dai. Mi piace cucinare per tutti alla fine. Dammi un aggettivo per Valerio. Impressionante, direi. Ghedini? Mitico, secondo me è il più forte di tutti. Pirozzi? Per Nano, direi. Nel senso buono della parola, ovviamente. Lalla. Bellissima. Margherita. Diciamo piccina, ma grandissima. A proposito, ma tu la capivi quando parlava? A volte la capivo, sì. Era un po' difficile. Parole in romagnolo. Pida, Parsot, Sustezza, Dandi e Brescla. Cappelletti o passatelli? Dilemma dell'uomo medio romagnolo da sempre e per sempre. Direi cappelletti ripieni di passatelli. Hai veramente atteso il rientro a Milano per sapere della tua eliminazione a Napoli? Eh già, sì, è stato duro, me lo aspettavo comunque, però una sorpresa anche per Marco o Alain, socio in affari? me. Nessuno di questi due pazzoidi. Un aneddoto della tua esperienza Masterchef che ricordi con più affetto. La festa per l'uscita del mitico Marco Vandoni, che coincideva anche con il compleanno di Michelino Ghedini, una gran bella festa. Ah, e quando abbiamo fatto fumare Lalla. Ciao Lalla! Ma dimenticare, devo raccontare questo. Allora, per la finale avevamo raccolto un po' di soldi per comprarci le sigarette. Siamo andati a Mitico Schiaccione, uno dei nostri autisti, tutti quei ragazzi che lavorano dietro Masterchef. Poi alla fine non ci si pensa mai, ma sono loro poi che fanno Masterchef. Quindi c'è Schiaccione, preso su il suo furgoncino, tutto gas, come suo solito, è andato a prenderci le sigarette, aveva rimasto un po' di soldi, ci aveva comprato le birre. Ce le ha portate lì, quando Leandro le ha viste, ce le ha sequestrate. Che vorrei dimenticarmi è la faccia di Alain in quel momento. Pronto? Cuffie? Vai Fabio. Sei imprenditore di cosa? Bella domanda, Fabio. Sei forte? Bella domanda. Imprenditore di me stesso, sicuro. E quel resto, quando lo scopro, sicuro ve lo faccio sapere. Faresti lo chef a tempo Non pieno? ho mai amato il tempo pieno, neanche quando andavo a scuola, figuriamoci se lo amo nella cucina. Amo la cucina, ma deve avere sempre degli spazi e la possibilità di piacermi, sempre e comunque, quindi passione allo stato puro. Cos'è per te la Franciacorta? La Franciacorta sono le colline dove vivo e che tutti i giorni ispirano le mie ricette e la mia cucina, e poi assolutamente la bollicina che non deve mancare mai nella tua cantina. Salute! Sei stato Sempre eliminato buono. per un guazzetto, lo Sono sempre rifaresti? convinto di ciò che faccio, quindi sicuramente rifarei quel che ho fatto, ma devo ritrovare un bel lavandino, come mi disse Chef Barbieri, e poi soprattutto se riuscissi a sparpagliare uniformemente lo sporco, come mi disse lo Chef Beck. Eliminato. Cracco o Cannavacciuolo? Beh, ovviamente, cracco, cioè cosa potevo rispondere? Cannavacciuolo. Parole in bresciano. Bresciano, non un dialetto, ma una lingua, quindi pota! Face, bigarul, ma fedelbu, e poi questa, en, la sanno anche loro, en, dai dai, questa non la diciamo ma la sanno. Massari, davvero così antipatico? Ta ta ta, hai genius, grande maestro, non è antipatico, è una persona eccezionale, ti voglio bene, grande. Un aggettivo per Daniele. Ma chi? Carne a contorno. Ciccio, questo lui sa cosa vuol dire. È un amico, una persona eccezionale. Ti voglio bene, Dani. Per Mariangela. Vegetariana. Per Loredana. Per Elegante e preparata. Gloria. Determinata e molto meglio di come è passata. Per Maria, spenderesti Discreta. 200 euro per mangiare da cracco? Spenderei 200 euro anche perché mi piacerebbe farmi la mia idea, perché ne ho sentite talmente tante su Carlo Cracco e non ho ancora avuto la possibilità di andare a mangiare. Togliti un sassolino. Il sassolino della scarpa? Aspetta.
Ah, era solo uno. L'esterna in Alpi di Siusi, dovevamo vincerla, erano i blu che dovevano vincerla. Poi Endemol Shine, ora pro nobis. Endemol Shine, Chi ora è il pro nobis. Cannavacciuolo, simpatico tra i giudici? Diciamo Cannavacciuolo. Cannavacciuolo. Sante Licheri, purtroppo, prima che andasse via da forum. Il più antipatico? La gara dura fra Barbieri e Bastianini. Gordo Ramsay. Romagnolo, io non lo sopportavo, però dai, a qualcuno piace, io non sono andato particolarmente in simpatia con lui. MasterChef è un programma serio? Una sceneggiata o una farsa? Ma MasterChef è un mix, diciamo, dai, fra tutti. Hanno preso noi, penso più il format ospedale psichiatrico, perché questi due, io compreso. Ovviamente talent serio. Vittoria, Barbara, Gloria. Chi se la tirava di più? Ma no, sono persone serie. Secondo te è possibile che gente così tiri? No, nessuna delle tre tirava assolutamente. Brave persone. Ah, la panterona, gatta morta, E le Barbara, dai. bresciane. No, bravissime ragazze, tutte e tre simpaticissime. Stai seguendo MasterChef 7? Sto seguendo MasterChef 7 un po' così, a spezzoni, non lo seguo proprio assiduamente. Mea culpa. Purtroppo non ho tempo, lo guarderò. No, non ho più Sky, quindi. Chi ti piace e chi no? Se ti ho detto che non ho Sky, non ho più Sky, non posso seguirlo, no? Che domande? No. Occhiali polarizzati, affronto qualunque tipo di sfida. Io sono io, voi non siete nessuno, Mi ovviamente. fermano per strada. No, adesso molto, molto meno, dai, un po' cambiato, siamo Sì, fatti. solamente mi fermano, mi sputano in un occhio dicendo che non guardano più MasterChef per colpa mia, Tutti quindi. quelli a cui devo dei soldi mi riconoscono sempre. Gli altri, no, sono sempre quello di prima. Chi è il più famoso? Direi Alero. Io sono uscito prima, ma io. Ma li hai visti sti due? Ma guarda che facce che Il più c'hanno. Da famoso di noi schiaffi. tre? Ma credo nessuno, siamo sempre i soliti tre mattacchioni, quindi alla fine siamo rimasti quelli di prima. Come chiameresti il tuo libro? Veramente penso Angeli è l'unico libro che Il ho titolo letto, del mio quindi. libro, La Salée, de fa il fenomeno e fan so dotai a tele col pestum del maiale. Pestum è il pieno del maiale, quindi basta. E chi non ha capito il bresciano l'ha capito lo stesso, dai. Non ci ho neanche mai pensato, proprio una di quelle cose che non mi sarebbe neanche venuta in Cosa mente. avresti fatto con i 100.000 euro della vittoria? La vittoria ce li ha. Ah, domani la chiamo. 100.000 dollari, 100.000 euro, 100.000 cure. Cure per io, Peru e Alain. Sicuramente abbiamo bisogno, tutti e tre. Vero ragazzi? Sicuramente sì. Avrei portati a Lourdes, li avrei portati. Ha sperato l'ultima spiaggia a Lourdes. Moreschi e Pero a Lourdes. Saluto al gruppo MasterChef Italia. Allora, un saluto particolare a tutto quanto questo gruppo pazzoide, soprattutto al suo fondatore Fabio Marino, che ha problemi psichici notevoli, questo lo sappiamo, cerchiamo di stargli vicino. Grazie a tutti, speriamo di essere sempre di più. E un saluto da Predappio, fatti bravi. Finalmente ci siamo tolti sta rottura di c***o Fabio Marino, che non te la immagini neanche. È complicatissimo. Un saluto a tutti, anche i due Pierla di fianco. Ciao a tutti, ciao a tutto il gruppo di MasterChef, grazie a voi, grazie di averci seguito e grazie a Fabio Marino che coordina questo gruppo di pazzi. Ciao!